Segui Dio con sincerità. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Il Signore è la nostra forza e nella Sua parola anche oggi, in questa nuova settimana, troviamo la benedizione. Accogliamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 23, dal 13 al 22. In quel tempo Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Difatto, non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e quando lo è divenuto lo rendete degno della genna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: se uno giura per l'altare non conta nulla, se invece uno giura per l'offerta che vi sta sopra resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare e per quanto vi sta sopra, e chi giura per il Tempio, giura per il Tempio e per colui che lo abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Amen. Carissimi amici, ecco che in questo capitolo iniziamo 7 guai. Gesù, rivolto agli scribi e ai farisei, inizia ad elencare una serie di situazioni loro e le giudica. Siamo di fronte ad una delle pagine più forti nel Vangelo da parte di Gesù, in cui si schiera contro. Ciò che a Gesù, quindi a Dio, non piace è l'ipocrisia, la maschera. Quella maschera che tutti noi abbiamo, ma una maschera che finge di essere buono, bravo, santo, finge di essere migliore degli altri, pur sapendo che il proprio cuore è nelle tenebre. Nell'Antico Testamento pensate che ricorrono almeno più di 60 guai, condizioni dell'infedeltà del popolo di Israele, dove Dio attraverso i profeti soprattutto interviene. In Matteo oggi iniziamo i primi 3 guai. L'ipocrisia è il condimento, potremmo dire, che accompagna ogni situazione. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Ecco che gli scribi e i farisei erano delle guide spirituali del popolo e interpretavano strettamente la legge e la Torah, talmente in modo stretto che diveniva impossibile. Ecco perché Gesù dice: attenzione, perché della legge che avete ricevuto da Dio attraverso a Mosè, voi avete fatto tantissimi pezzettini che nemmeno voi, di tutti questi precetti, non riuscite a rispettare, eppure condannate gli altri. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e quando lo è divenuto, lo rendete degno della genna, più di voi. Parla del falso zelo per portare la parola, la Torah, la legge, il giudaismo. Uno zelo che è falso, ma soprattutto non è l'amore sincero verso Dio. Un proselitismo per i propri interessi, ma poi di nuovo si ricade su questa interpretazione molto stretta della legge, dove nessuno riesce a rispettare i precetti proposti dai farisei e dagli scribi, da queste scuole rabbiniche.
e oggi infine l'ultimo e terzo guai, o guaio, guai a voi, guide cieche, che dite se uno giura per il Tempio, eccetera. Si parla di giuramenti. Il giuramento, al tempo di Gesù, era qualcosa di importante, come anche oggi in certe culture è molto importante. Ma la problematica è che arrivavano ad avere delle distinzioni così specifiche e assurde, i farisei, addirittura per non nominare il nome di Dio, che alla fine anche lì, vedete, c'era una ristrettezza. E dopo avere elencato una serie di esteticità, potremmo dire, un termine che mi sono appena inventato, cioè un formalismo esteriore, estetico, il loro cuore continua a rimanere sporco, legato, indurito. Oggi il Signore ci chiede una cosa di fronte a questo. Non ci sta giudicando, non ci sta condannando. Semmai è la parola stessa che penetra nel nostro cuore. E se noi ci identifichiamo in questi scribi e farisei, è la parola stessa che ci vuole portare ad una nuova conversione. Quale conversione? Segui Dio con sincerità. Lasciamo perdere certi fissismi, tutto ciò che mi impedisce di arrivare a Dio liberamente, con cuore libero. Tutto ciò che mi opprime nella fede non va bene. Parlo da parte dell'uomo, perché spesso Dio permette alcune croci per la nostra conversione. Ma questo non ci deve opprimere, ci rende liberi. Gesù dice: la verità vi farà liberi. Ma ciò che l'uomo propone e cerca in qualche modo di restringere, attenzione, perché non ci porta a Lui. Oggi quindi parliamo e chiediamo a Dio il dono di avere un cuore sincero, un cuore trasparente, di non mettere maschere di fronte agli altri, di fronte a Dio. Dio conosce il nostro cuore, anzi, invochiamo lo Spirito Santo affinché veniamo convertiti in Lui, secondo la Sua parola. Vieni Spirito Santo, entra nella mia vita, entra nel mio cuore, portami a Te. Spirito Santo, ho bisogno di una nuova conversione. Rinnova la mia mente, i miei pensieri, i miei sentimenti. Rinnova la mia fede, oh Spirito Santo. Senza di Te io non sono nulla. Vieni, io Ti invoco, Spirito Santo. Allontana da me l'ipocrisia, le maschere, il puntare il dito, il giudicare, il condannare. Spirito Santo, opera nella mia vita. Io Ti apro le porte del mio cuore. E a Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ricevete il bellissimo slogan di oggi. Segui Dio con sincerità. Abbassiamo, togliamoci tutte le maschere dell'ipocrisia per seguire Dio con un cuore puro, bello e sincero. Amen. Ciò che ci aiuterà e che vi aiuterà in questo tempo sono le nostre serate bibliche online, la storia della salvezza. Perché attraverso la storia, 2000 anni prima di Cristo, con Abramo, da Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, durante l'Esodo, nella terra promessa, Dio ha sempre parlato con disciplina al suo popolo. E così Dio vuole parlare alla mia vita, alla tua vita. E allora vi invitiamo a queste serate, insieme alla nostra comunità, dove insieme ascolteremo, vedremo come Dio ci vuole condurre nella vita. Iscrivetevi sul nostro sito web. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani, ciao! Con todo lo que tengo, con toda mi mente, con todas mis fuerzas te quiero proclamar, Rey de mi alma, Rey de mi vida, eres el único que por amor salvó,
eres mi rey, te doy mi corazón. Eres mi rey, digno de alabarte. Eres el rey de toda mi vida. Mi vida es adorarte. Te alabo, mi Señor. Eres mi rey. Te doy mi corazón. Eres mi rey. Digno de alabarte. Eres el rey.